mio sogno ricorrente è quello di partecipare al V-Day e magari vincerlo. Beh, dottore, il mio invece mi accontento della finale di Coppa Italia giocata a Roma al Palazzetto, visto che mi piace molto il Palazzetto, e quindi di conseguenza il percorso di battere un po' di gente forte per arrivarci. La mia squadra ha i colori biancorossi, è una squadra di giovani, quindi con grande entusiasmo, è forse la caratteristica più bella che possa avere una squadra, quindi speriamo che ce l'abbia ogni domenica. La mia invece, anche la mia è molto giovane, con gente esperta che si divertirà a fare i giovani con noi, e spero che faremo divertire tanta gente. Ma quest'anno Trento non può perdere, è impossibile, tra parentesi gliela sto tirando. Sono troppo forti di voi, di noi, di tutti quanti messi insieme proprio. Ma tanto vince Trento, ragazzi, ma non avete capito niente ancora. Inutile che stiamo qui a parlare tanto. La novità di questo campionato è che mia sorella mi ha regalato il tavolo da ping pong a Macerata, quindi diventerò un grandissimo campione di ping pong, a pallavolo non lo so, ma non è importante. Beh, io invece cerco di riprendere confidenza col mio ruolo, visto che è il secondo anno che gioco in A1, quindi penso di allenarmi un pochettino, diciamo. Ma allenati tanto, ce n'ho bisogno. Lecca un po' col giangio, mi raccomando. Per forza, lo sto lavorando da un anno e mezzo. L'azione è perfetta. Vedo una pipe degli avversari senza muro, difesa dal nostro libero, ma difesa male, difesa verso le tribune. Io mi trovo nella posizione di palleggiare e spingo un primo tempo in mezzo alla rete, senza muro, e un bel chioppone e facciamo punto. Ok, ce l'ho, la sento, sento che la mia azione è andare in battuta e tirare talmente forte che faccio male a qualcuno e finisce la partita perché non hanno più nessuno da far entrare in campo.